cosa chiede la famiglia? La famiglia chiede legittimamente giustizia. E chiede che questa vicenda sia gestita con serietà, con rigore, e quindi noi siamo presenti con questo ruolo per affermare l'esigenza di giustizia della famiglia e l'esigenza di verità, una ricostruzione della verità anche più rispettosa possibile della vita di questa povera ragazza morta nel modo che sappiamo. La parola perdono è una cosa in considerazione. Ma preliminarmente non è stata richiesta, non mi sembra che qualcuno abbia chiesto perdono. Poi attiene alla sfera intima e personale e presuppone un percorso di rieducazione, un percorso complesso che non credo rilevi in questo momento. Tutte le notizie che sono uscite e che magari non attengono la verità che sarà quando domani il processuale hanno sporcato in questi giorni anche l'immagine di Michelle e quindi hanno fatto ancora più male alla famiglia? In alcune vicende la famiglia non riconosce la ragazza e quindi anche per questo noi ieri abbiamo dovuto mettere un punto per arginare questa deriva di dichiarazioni non verificate, personalistiche, ipotetiche, a cui è stata data anche amplificazione, ma la famiglia non si riconosce nelle dichiarazioni che sappiamo sono state anche stigmatizzate, quindi questa è la nostra posizione. Noi come legali dobbiamo fare riferimento a dati certi e purtroppo in questa fase di dati certi ne abbiamo pochissimi, quindi sarebbe poco serio parlare per ipotesi o anche dando voce a illazioni, a quelle che sono solo illazioni. Ecco, stiamo parlando più che altro di voci di quartiere, farete delle azioni per contestare, state pensando a... Guardi, no, la famiglia in questo momento ha desiderio solo di avere dati certi su quello che è successo quel giorno, non hanno intenti di rivendicazione, persecutori, di vendetta, non hanno nessun intento di questo tipo, né noi cavalcheremo determinate impulsi. Ha intento di giustizia, quindi in tutta l'articolazione possibile del concetto. Ecco.